sì, è importante, finita la quale si è messo subito su un treno, ha attraversato la penisola nel pomeriggio e la sera, e ieri sera sono arrivati, questa è proprio la riprova di... La riprova che vogliamo tenere l'Italia unita. Bravo. No? E quindi il viaggio in treno è il meno, poi sono le nostre vite che si parlano. Ma allora, grazie tantissimo a tutti voi, appunto, a Dario, a Sabina, che crea questo bellissimo legame libri-teatro fondamentale, e poi il Panariti. Govetta. Non avevamo aperto qualche anno fa in Concamania dicendo lo spazio, ma ha detto che è chiuso quasi. Cioè, si vede che a qualcuno la cultura dà fastidio, no? Cioè, è una malattia, è un'allergia quando sentono parlare di certe cose, e quindi è bellissimo che nonostante che uno spazio pubblico che invece dovrebbe essere non aperto, spalancato, un luogo di lavoro per tutta questa bellezza che c'è qui, sia chiuso, e quindi lode a Dario che invece con le proprie forze e con tutti i suoi collaboratori apre uno spazio, no? E si fa luogo qui a Lamezia, quindi è bellissimo essere qui con tutti voi e con la nostra amatissima Rosy, perché è qui con noi adesso e ci sorride come ci ha sorriso sempre. Era un po' che non lo vedevo questo filmato, e stamattina ho avuto un colpo proprio quando a un certo punto, parlando di Majakovskij e della morte, dico: ma non è finita lì, non è chiusa lì, perché dovrebbe essere chiusa lì? Chi l'ha detto? Dove sono le prove? Non le abbiamo le prove. Poi uno può credere, non credere, essere religioso o altro, ma non ci sono le prove che sia finita qua. E io continuo a credere e a sentire Rosy un angelo presente per tutti noi, perché è una donna, è stata una donna, è una donna di una tale bellezza, di una tale grandezza d'animo che c'è proprio dentro, no? Ce l'abbiamo. Quindi questa giornata era molto anche proprio per pensarla e per... Ecco. C'eravamo ancora conosciuti, com'è nata questa discorso l'anno scuola? L'anno scuola è nata perché 25 anni fa, appunto, il teatro di Ravenna, il comune di Ravenna ci volle dare in gestione i teatri della città. E voi direte: Marco, ma cosa ci racconti? Cioè, non esiste che un comune chiama un gruppo che in quel momento era un gruppo che aveva sì ottenuto qualche successo a livello nazionale, qualche premio, però c'era questo funzionario, adesso direte, questo ci racconta veramente le favole, un vecchio funzionario del PC, Partito Comunista Italiano, che però lo chiamavano tra l'altro il comunista del PLI, nel senso che il PLI era il Partito Liberale Italiano, nel senso che questo era un amante di Mozart, della grande cultura, quindi sì, comunista, ma con un amore per il teatro, per la musica assoluto. Questo signore va in pensione, aveva tenuto i teatri aperti per 20-30 anni e lui guarda e vede che i quadri del partito attorno a sé, i giovani quadri, non sono un granché dal punto di vista culturale, sono soprattutto un po' polli d'allevamento. E lui dice: io il mio teatro, che non è il suo, è il teatro del comune, non lo do ai polli d'allevamento, perché lo devo dare a questi solo perché hanno una tessera in tasca. E c'è questo gruppo, questo teatro delle Albe, fatto di anarchici, nessuno di noi aveva una tessera in tasca, di nessun partito, avevamo le nostre idee, che però ci crede veramente, ha una passione per il teatro tale, e io a questi, e glielo voglio dare a loro il teatro. Chiama il sindaco, lo convince di questa idea abbastanza eretica, lei, e poi chiama me,
E, me lo di- e noi eravamo abituati a lavorare in cantina, nel garage, a rubare lo spazio di un amico. Cioè, io sono svenuto quando questo mi ha detto: ma volete il teatro della città? E lui mi ha detto: è certo che lo vogliamo, nel senso che siamo qui. E che cosa vuol dire avere un teatro? Cioè, l'abbiamo imparato proprio facendolo. Ma la cosa, dopo il primo momento di svenimento e di gioia, quando ci siamo ritrovati, io con Ermanna, che è la mia compagna di vita, d'arte, da 40 anni, non c'era ancora Alessandro Agnani, dov'è Alessandro? Ecco, no, perché lui è nato nell'anno scuola, quindi non c'era ancora l'anno scuola. Ci diciamo tra di noi, ma non è che questo bellissimo regalo è una fregatura? Non è che è un bel cavallo di Troia, che noi diciamo che bello, lo prendiamo, lo portiamo nella nostra città e ci rimaniamo tutti bruciati come i troiani? Perché? Perché avere un grande edificio sopra la testa è bellissimo, ovviamente, per chi aveva vissuto sotto i ponti fino a quel momento, però il rischio era diventare dei burocrati, diventare degli funzionari, diventare come certi gruppi della mia generazione che appena gli dai uno spazio si tengono ben serrati la seggiola sotto il sedere, chiudono tutte le porte perché non entri più nessuno e da una feritoia cominciano a sparare ai gruppi giovani, cioè fanno proprio il tiro del piccione, appena vedono due ragazzi di 20 anni che dicono: ma io vorrei fare teatro, e spari, ammazzalo, e spari, perché ci devo essere solo io. Questa è la morte del teatro, oltre che di quelle persone in primis, che non lo sanno, ma sono già dei morti viventi, chiusi nel loro teatrino fortezza. Allora, come cavolo si fa a non diventare dei morti viventi, a diventare delle mummie, come invece tante volte purtroppo diventiamo? Boh, una professoressa dell'istituto tecnico di Ravenna, non del liceo classico, penso, ma proprio la scuola al di là della ferrovia, la chiamiamo, perché è l'unica scuola che non è nel centro, proprio sono là, si sentono, cioè, ma Marco, tu verresti a insegnare teatro ai miei ragazzi? No, io non posso venire a insegnare perché io non so insegnare il teatro, però posso venire a giocare con i tuoi ragazzi. E lì è cominciata così la non scuola. E in quel momento abbiamo capito che la non scuola era la strada che ci salvava, cioè che ci permetteva di far irrompere nel teatro tutti i giovani ravennati. E uno dei primi che ho incontrato è il signore di Barbuto, che adesso lo vedete così risorgimentale. Però Ale aveva 14-15 anni quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, 25 anni fa più o meno, e come lui Roberto Magnani, Fagio e tutti quelli, molte delle guide che avete visto nel... E che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che i ragazzi sono, adesso è facile dirlo dopo 25 anni, allora non era così scontato, sono loro che ti insegnano il teatro, nel senso che ti insegnano Dioniso, ti insegnano la vita che irrompe e che noi adulti non sappiamo riconoscere in loro, mentre invece in questa età, soprattutto dell'adolescenza, un'età fragilissima perché sei tra... hai perso l'oro dell'infanzia e guardi il cammino che hai davanti e dici: ma cosa diventerò? Quel cosa diventerò è il teatro, è che maschera assumo, che ruolo mi gioco. E così è nata la non scuola, per salvarci dal grigiore. E poi abbiamo capito che questi ragazzi trovavano anche loro molto nel teatro. E anche questo approccio ai classici, sì, da sempre ritenuto uno spauracchio, no, per i giovani nella scuola, quindi molto spesso si gravano di un fardello incredibile che li fa odiare anche i testi, certo, meravigliosi, certo, che hanno. Questo incomincio da Aristofane, da Molière, ha visti completamente, sì, in un'altra parte. Sì, sì, perché i classici, la grande cultura, spesso è un monumento che ci schiaccia, no? Fin da piccoli ce lo mettono così come qualcosa, quello è importante, tu non conti niente, tu sei uno che deve solo imparare, basta. E non è vero, perché quei classici nella loro vita erano dei ribelli. Se andiamo a guardare quello che hanno vissuto, non erano dei monumenti di marmo che giravano per la strada, non avrebbero potuto, erano esseri in carne e ossa come noi, pieni di paure e di gioie e di desideri. E quando abbiamo capito che allora, e questa è la metafora che uso nel libro, ma che ho sempre usato, che il classico e l'adolescente sono come due legni, due legnetti.
se tu li sfreghi insieme, come facevano gli antichi, puoi tirare fuori il fuoco. Ma tutti e due sono importanti. Io adoro i classici, per me Aristofane è un mio fratello, è il mio antenato totem. Ma quando dico ai ragazzi, e lo dico sempre, ogni vostro volto è un romanzo, ci credo veramente, non è retorica. Cioè, perché la creatura umana che ti trovi davanti è grande come il più grande poema. E il grande poema acquista senso solo se sta in relazione con la vita di oggi, se no rimane là chiuso nel suo museo e non parla nessuno. I classici vogliono essere presi a calci, come un pallone, vogliono essere nel gioco della vita e quindi sono contenti anche loro. E poi da questa prima scuola, questa prima professoressa, questa coraggiosa, sì. E da lì poi un movimento inarrestabile. Da lì per 15 anni l'abbiamo fatto solo a Ravenna. Tutte le scuole poi? Sì, ogni anno c'erano sempre più scuole, quindi il primo anno sono stati 30-40 ragazzi, ma già nel giro di 2-3 anni erano 300. E adesso più o meno questa è la cifra, ogni anno a Ravenna sono 290 o sono 320. Alessandro, che aveva cominciato con me 24 anni fa, poi è diventato un attore delle Albe, come anime sono lì, e a sua volta è diventato guida della nostra scuola e oggi è anche il coordinatore sul piano nazionale, perché poi dopo è arrivato Goffredo, appunto. Il primo scatto è stato quando Goffredo, che già seguiva la nostra scuola, aveva pubblicato i nostri scritti, era molto poi una sera Ravenna, dopo un anno scuola, mi fa: vabbè Marco, però a pensarci bene, no? Così tra un bicchiere di vino e l'altro, è facile fare la nostra scuola a Ravenna con questi ragazzini piccolo borghesi, figli di gente democratica e civile, ma vai a farlo a Stampia. Io ho detto: ma io ci vado subito a Stampia. E dov'è Stampia? No, perché non è che nel 2005 non c'era ancora Saviano, Gomorra, non sapevamo queste cose. Stampia, qualche servizio in televisione, ma non erano tanti gli italiani che conoscevano Stampia. Ho detto: io ci vado, mi aiuti? E Goffredo ci ha aiutato, ci ha messo in contatto col Teatro Mercadante di Napoli, perché per fare queste cose ovviamente ci vuole l'eroismo di chi le fa, in primis, quindi qui una lode, proprio 110 lode come nelle lauree, al gruppo dei Capusuttini, che nonostante che qui chi poteva ha detto basta, non diamo più una mano, e voi avete continuato lo stesso. Questa è la prova, io lo dico ogni volta che presento il libro, cito la vostra forza, la vostra bellezza, la vostra... splendidi, splendidi Capusuttini. E per questo siamo qui anche oggi, per riuscire a dire, no, un momento, noi, anche se le istituzioni sono sorde, noi sordi non lo siamo, siamo asinelli con le orecchie grandi. Continuiamo ad ascoltarci e vogliamo continuare qui a Lamezia a tenere viva, con tutti questi bei complici che ci sono qua, questa prospettiva, questa strada. Quindi Goffredo mi dice: dai, vieni a Scampia, andiamo a Scampia. E lì però mi dicono: Marco, questa crescita graduale che avete fatto a Ravenna in 15 anni, no? Avete creato tutto questo qui, non possiamo pensare che partiamo da due scuolette. A Napoli non funziona così. Ah no, non funziona così. No. Come funziona? E funziona, qui c'è il vulcano. Cioè, qui bisogna fare delle cose che siano, capito, esplosive. Poi magari dopo la lava distrugge tutto e rimane solo cenere. Ma intanto partiamo dal vulcano. Va bene, allora ditemi voi, io cosa ne so di Napoli? Cosa ne so io di Scampia? Io devo venire qui? Sì. Ho qualche cosa in mano, ma devo ascoltare chi è già lì e mi dice queste cose. E l'idea veramente geniale dell'allora assessore alla cultura, la Rachele Furfaro, dice: già nel primo anno di non scuola mettiamo insieme una scuola del centro di Napoli, il liceo classico Antonio Genovesi di Piazza del Gesù, con tutti i nomi che tu dicevi, io adesso quando arrivo chissà chi trovo, no? Cioè i nobili napoletani con il sottoproletariato, proprio i poveracci di Scampia, li mettiamo insieme, facciamo uno spettacolo insieme. Bellissima idea,
Va bene, e quindi nei primi mesi stesso meccanismo di Capussutta, perché poi Capussutta siamo arrivati subito dopo o poco dopo. Io andavo a lavorare, lavoravo prima, nello stesso giorno, però facevo prima un laboratorio al liceo classico Genovesi e poi andavo a lavorare a Scalpia, per riuscire almeno a partire i primi mesi con due gruppi distinti, e poi dicevo a un certo punto li mettiamo insieme. Arrivo ed era Aristofane che avevamo scelto lì, la pace, perché nel 2005 Scalpia era insanguinata, era appena finita la guerra per bande tra i Di Lauro e gli spagnoli. Un morto nella strada di Scalpia ogni due giorni. Pensate che statistica da guerra civile, no? Per un anno e mezzo. Se chiedevo i primi giorni chiedevo un'informazione a uno come Mattia, un ragazzino così, dicevo scusa, per andare all'auditorio, no, ma tu passi lì dove hanno bruciato in macchina quella ragazza e poi c'è un bar, e lo diceva, no? Vado al Genovesi, in Piazza del Gesù, e trovo quasi tutte ragazze, perché liceo classico, c'era cioè un maschietto solo e tutte ragazze. Dico, allora faremo la pace di Aristofane proprio perché è un desiderio di pace dopo tutta questa guerra. Sì, sì, benissimo, benissimo. Noi leggiamo il testo nell'originale in greco. La faccia del bicarbonato di sodio, diceva Totò. A voi leggete l'originale? Io l'ho letto parecchi anni fa, ma se dovessi affrontarlo adesso farei fatica Aristofane in greco. Va bene, allora vi spiego un po' chi è Dioniso. Dioniso è... Noi lo sappiamo già chi è Dioniso. Ma siete bravi, ah sì, e ditemi, è il dio della sfrenatezza, dello scatenamento, del vino, di qua, bravissime, perfetto. Allora, sapete, come vi ha detto, che andremo poi a lavorare a Scalpia, con quelli di Scalpia. Ah no, no, Aristofane, il greco originale, sì, Dioniso, tutto quello che vuoi, ma noi a Scalpia non ci andiamo mica, noi lavoriamo. No ragazze, non ci siamo capite, o voi venite a Scalpia con me, o se no io e voi non lavoriamo insieme. Semplice, perché il progetto è pensato così. Va bene, allora davanti a questa cosa hanno detto va bene, facciamolo. Dal centro di Napoli a Scalpia c'è mezz'ora di metropolitana. Loro non erano mai state a Scalpia, capite? Cioè un altro pianeta, non Napoli, quella roba là. Cominciamo a lavorare con le ragazze del classico, erano dei bacchetti di legno, erano rigidine proprio, non c'è, non... Capussutta ai primi incontri era già una roba magnifica, cioè queste veramente sapevano tutto del dio dello scatenamento, ma se dovevano muovere il corpicino erano... Vado a Scalpia, l'esatto opposto, cioè lì non mi ascoltava nessuno, io parlavo e questi facevano solo casino. Cioè, ragazzi, scusate, ma se volete lavorare con me, siete venuti qui, ascoltatemi. Sì, sì, no, Marco, ti ascoltiamo. Dopo 30 secondi che parlavo, perché? Botte. No, non ci siamo. Io non torno più, io non torno più. No, Marco, perché? Torna, che la prossima volta. Ti dirò, sei simpatico, vieni. Sono simpatico, che cavolo ci vengo a fare qua? Se quando vengo, avete capito, dobbiamo fare uno spettacolo? Sì, dobbiamo fare, allora dacci un copione. Un copione? No, adesso vi spiego dunque. Allora i classici, vabbè ragazzi, ci vediamo. Poi, sempre, dalla prima volta, c'era questo ragazzino che mi aspettava sulla soglia, Francesco. Quello che è il video che porta il dicendo. Lui mi aspettava sulla soglia, arrivavo e mi diceva, Marco, ciao, ma a te chi te lo paga il treno? In che senso? No, chi tu vieni da Ravenna, ma chi te lo paga il treno? E lui era già un organizzatore teatrale in Emba, no? Guarda che c'è il mercatante, ma lui non lo convinceva questa cosa. Tutte le volte, vi giuro, era una scenetta in quella da Totò, no? Allora a un certo punto dico, ragazzi, qui non ce la facciamo proprio, cioè era veramente il caos. E invece, quando siamo nel buio, quando siamo nella paura, quando pensiamo di non farcela, è quello il momento forte, in cui invece dobbiamo credere fortemente che ce la faremo. Che come dice un altro classico, il Morgante, del Pinci, che l'agnol di Dio vi tenga per il ciuffetto, cioè che vi tenga su per il ciuffetto. Dobbiamo credere che un angelo ci salva, sempre, ma siamo noi i primi che dobbiamo salvare noi stessi in quel momento, no? Credendoci, non abbandonando...
la posizione.